Sentite questo suono? Per molti è il suono di una vita normale. È una moto che passa vicino casa, o il tosaerba del vicino. Ma per gli ucraini questo suono significa pericolo. È il suono dei droni kamikaze iraniani che sorvolano le città ucraine. A luglio, durante un'intervista alla CNN, Jacob Sullivan ha dichiarato che in due occasioni la delegazione russa si era recata in un aerodromo pieno di droni iraniani. I russi hanno negato l'intenzione di acquistare droni iraniani. A svariati mesi di distanza, però, resta il fatto che circa 400 droni iraniani siano stati lanciati sull'Ucraina. Decine di civili hanno perso la vita e centinaia di città sono state private dell'energia o hanno problemi con la fornitura di elettricità. Per far fronte alla crisi energetica, l'acqua e l'energia elettrica vengono razionate in tutto il paese. Tutto ciò è stato reso possibile dalla stretta cooperazione di Russia e Iran. Mentre il mondo intero impone sanzioni e limita la fornitura di beni a duplice uso per evitare ogni aiuto anche indiretto alla Russia, l'Iran rifornisce la Russia di droni kamikaze e piani di fornitura di missili. La Russia nega di aver acquistato droni dall'Iran e la sua è una affermazione sensata. Dopotutto, la fornitura di armi da e verso l'Iran è stata proibita per decisione del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 2015 e la Russia stessa ha votato a suo favore. Un paese che è membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'ONU non poteva certo violare in modo così banale e spudorato una risoluzione che aveva sostenuto. L'Iran, dal canto suo, dichiara di non aver venduto nulla. Secondo il ministro degli esteri iraniano, la Repubblica Islamica dell'Iran non ha in alcun modo fornito armi che potessero essere usate nella guerra in Ucraina. I diplomatici iraniani dichiarano cinicamente: «Non prendiamo posizione nella crisi ucraina come ha invece fatto l'Occidente. Vogliamo che la crisi si risolva con la diplomazia». Ad ogni modo, chi cerca una via diplomatica alla risoluzione di una guerra non vende armi all'aggressore. Esiste una differenza tra la fornitura di armi all'Ucraina da parte dell'Occidente e quella dell'Iran alla Russia. L'Ucraina ha bisogno delle armi per difendersi. La Russia, invece, con i droni iraniani attacca le centrali energetiche, gli edifici residenziali e i civili. Aiutare la Russia in questa guerra di aggressione e fornire armi che la Russia userà deliberatamente contro la popolazione civile rende l'Iran complice di crimini russi. Pertanto devono essere entrambi processati.